È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signora Ministro. Vorrei prima di tutto ringraziarla per questo intervento molto dettagliato che ha toccato punto per punto tutti i passaggi dell'enorme lavoro svolto dal suo Ministero. Un lavoro straordinario in una situazione eccezionale e senza precedenti. E quando dico senza precedenti, intendo far comprendere, oltre a chi in quest'Aula dovrebbe esserne già consapevole, anche a chi ci ascolta da casa, che nessun governo si è mai trovato ad affrontare un'emergenza sociosanitaria ed economica di questa portata e a dover mettere in campo, in tempi strettissimi, misure straordinarie a tutela dei cittadini. La diffusione del coronavirus ha portato il governo e noi decisori politici ad affrontare una situazione unica, quantomeno nella storia recente. Una crisi mondiale di duplice impatto sull'economia, uno shock di domanda e uno di offerta. Per ritrovare un avvenimento paragonabile, infatti, bisogna tornare alla crisi petrolifera degli anni 70 o spingersi fino al primo dopoguerra. Ci troviamo a vivere uno dei momenti storici più drammatici per l'economia nazionale e mondiale. Occorre agire con freddezza per raggiungere quegli obiettivi che sono stati chiari sin da subito a questo governo. Difendere il lavoro, sostenere le famiglie e la liquidità delle imprese, agire sul versante fiscale, sbloccare buoni investimenti pubblici. È troppo facile muovere critiche in questo momento in cui sono emerse e continuano ad emergere deformazioni legislative che abbiamo accumulato nel corso di decenni e che hanno creato delle sovrastrutture che non possono certamente essere corrette in un momento di crisi in cui è necessario agire con rapidità. Lo dico soprattutto a chi oggi va in giro a proporre soluzioni semplicistiche per raccattare qualche like in più sulla sua pagina Facebook, soprattutto parlando di cassa integrazione, dimostrando tuttavia di non conoscere minimamente il complesso sistema degli ammortizzatori sociali, un sistema frammentato e finanziato da diversi attori. Pensare in questo momento di apportare modifiche strutturali sarebbe quindi difficile, oltre che dispendioso, ma soprattutto avrebbe portato a perdere la gara contro il tempo, che richiedeva invece velocità nel soddisfare i bisogni urgenti dei cittadini italiani. Nonostante tutto, ci si è impegnati al massimo cercando di semplificare e sburocratizzare il più possibile, come lei, Ministra, ha ben illustrato. Vale la pena ricordare che in condizioni di normalità per attivare la cassa integrazione sia ordinaria che in deroga occorrono mediamente tra i 60 e i 90 giorni. Ebbene, questo governo è riuscito ad attivare tutta la necessaria procedura in tempi contingentati e giungere in soccorso di tutti quei datori di lavoro e lavoratori che hanno sospeso o ridotto la loro attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, snellendo le procedure sia in ordine all'informazione e consultazione sindacale, sia in ordine alle tempistiche. Abbiamo anche ampliato la platea rispetto ai normali fruitori del beneficio. In questo processo, ovviamente, chiediamo uno sforzo maggiore anche alle regioni. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, se le regioni non inviano i dati all'INPS, questa non potrà essere erogata nei tempi previsti. Ad oggi sono 13 le regioni che hanno autorizzato la cassa. Non nascondo, però, la mia delusione. In un momento come questo ci sarebbe aspettati la collaborazione di tutti, perché l'obiettivo di tutti doveva essere aiutare un popolo in difficoltà, ma così non è stato. Si è preferito ancora una volta soffermarsi a criticare i momentanei malfunzionamenti della piattaforma dell'INPS, strumentalizzandoli pretestuosamente per portare avanti la propria lotta politica. Signori, l'INPS, come il governo, sta combattendo giorno e notte per affrontare una situazione socio-economica e sanitaria senza precedenti, mettendo in campo tutte le energie possibili, ma si è preferito invece utilizzare un problema tecnico, un disguido procedurale, come strumento di propaganda politica. Cari colleghi, preferisco dirvelo io, ma da cittadina prima che da senatrice. Agli italiani delle lotte politiche, della ricerca di visibilità dei leader dei partiti e dei sondaggi in questo momento non interessa proprio nulla. E chi ha pensato a questo ha mostrato ancora una volta di aver perso l'occasione di dimostrare che la politica, quando vuole, sa essere qualcosa di diverso, sa essere strumento in grado di accogliere le preoccupazioni dei lavoratori, di famiglie e di tutti coloro che oggi hanno paura. Paura del domani, paura di immaginare come sarà il mondo e la loro vita quando usciremo da questa emergenza, paura di immaginare un futuro per sé e per i propri cari.
Una buona politica deve essere in grado di mettere da parte la ricerca del consenso e prendere per mano i cittadini, dare loro strumenti che li accompagnino in questa che sarà la sfida più importante da affrontare e dire loro: non abbiate paura, noi ci siamo e ci saremo. Lavorare senza sosta, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Basti pensare a come lei, signor Ministro, sia stata in prima linea per la stesura della convenzione portata a termine nella notte tra il 30 e il 31 marzo tra ABI, sindacati e parti datoriali. Un ottimo risultato anche questo, per fare in modo che ai lavoratori venga erogato prima possibile il sostegno cui hanno diritto. Questo sta facendo il nostro governo, questo è quanto sta facendo il Ministro del Lavoro. Cassa integrazione ordinaria in deroga, congedi parentali, voucher babysitter, indennità per gli autonomi e fondo per il reddito di ultima istanza. Sono solo alcune tra le più importanti iniziative intraprese e portate a compimento la scorsa settimana nel decreto Cura Italia. Il decreto liquidità, invece, da poco approdato in Parlamento, oltre a prevedere svariate decine di miliardi per assicurare liquidità alle imprese messe in ginocchio dall'emergenza, dispone, e non è poco, l'estensione della copertura di cassa integrazione ordinaria in deroga e assegno ordinario previsti dal Cura Italia anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga. Parliamo, cari colleghi, di risultati concreti e non di se e di ma, di cui i più in questi giorni si riempiono la bocca. Nonostante tutto questo, nella consapevolezza che tutto è perfettibile, continuiamo incessantemente a lavorare e cercare di raggiungere il meglio per i nostri cittadini, per tutti coloro che hanno un effettivo bisogno di aiuto. Infatti, nel prossimo decreto, che sarà ben più consistente in termini di risorse, è prevista la possibilità di aumentare l'importo dell'indennità degli autonomi e dei professionisti fino ad 800 euro. Credo che il Governo si sia mosso con tempestività su tutti i fronti. Ha stanziato subito miliardi per la cassa integrazione dei lavoratori dipendenti, ha previsto indennità per i lavoratori autonomi, costretti ad uno stop forzato, ha sbloccato immediatamente fondi per i comuni, consentendo così aiuti tempestivi per le famiglie che fanno fatica a far la spesa per sopravvivere. Però, proprio per quella parte della popolazione con maggiori difficoltà economiche serve quello che lei, ministra Catalfo, ha definito un ulteriore salvagente, un reddito di emergenza per sostenere tutti quei cittadini che non rientrano nei sussidi e nei sostegni già individuati. 3 miliardi di euro per una platea di circa 3 milioni di cittadini che si trovano in difficoltà. Anche prima della crisi non tutti i lavoratori avevano accesso ad ammortizzatori sociali degni di tali nomi, alcuni purtroppo neanche ad un lavoro e ad un contratto regolare. Non possiamo quindi girarci dall'altra parte e far finta di nulla. Da quando siamo entrati nelle istituzioni, noi del Movimento 5 Stelle non lo abbiamo mai fatto. Ci siamo sempre messi dalla parte dei più deboli, realizzando il reddito di cittadinanza, uno dei nostri cavalli di battaglia, che oggi consente a 2,5 milioni di persone di superare la soglia di povertà assoluta. Adesso però bisogna pensare al futuro imminente. Il coronavirus, in queste settimane, ha impresso nelle nostre menti un insegnamento divenuto ormai una consapevolezza. Nessuno, di fronte a una tragedia simile, può salvarsi da solo. Non possiamo lasciare indietro nessun cittadino, perché sarebbe un errore imperdonabile. Il reddito di emergenza deve diventare quel paracadute che ci consentirà tutti insieme di evitare di cadere nel baratro, il puntello decisivo per permetterci di ripartire piano piano quando il virus avrà finalmente rallentato la sua diffusione. Nell'ultimo mese, i cittadini italiani, attraverso la raccolta organizzata dalla Protezione Civile, hanno donato circa 126 milioni di euro. Altre raccolte spontanee sono nate dall'iniziativa di singoli cittadini e di associazioni, anche e soprattutto a livello locale. Si allunga invece di giorno in giorno la lista delle aziende che offrono soldi e forniture al Sistema Sanitario Nazionale. I cittadini, nella stragrande maggioranza dei casi, stanno rispettando le regole restrittive che ci siamo dovuti dare e fanno donazioni. Il Parlamento sta lavorando per perfezionare e approvare provvedimenti urgenti che sono stati varati, ma manca qualcosa. Se i cittadini hanno raccolto così tanti soldi, se le aziende italiane non stanno continuando a donare importi milionari, cosa aspettano i parlamentari a fare lo stesso, rinunciando a una parte del loro stipendio?
Noi lo facciamo dal 2013 e possono farlo anche quelli delle altre forze politiche. Raccoglieremo oltre 60 milioni l'anno e li potremo destinare agli ospedali, alla sanità in generale, al sostegno economico di cittadini ed imprese. Ci sono tante possibili destinazioni per questi fondi e sarà un piacevole problema scegliere quali privilegiare. Sarà bello e importante per chi decide di compiere questo gesto e per chi lo riceverà. Ma purtroppo su questo argomento cala sempre un inquietante silenzio. Concludo, Presidente, rivolgendo un doveroso ringraziamento ai medici, agli infermieri, al personale sociosanitario e alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti i volontari che in un modo o nell'altro sono in prima linea per tutelare la salute e la sicurezza di tutti noi. Un grazie speciale va inoltre a tutti quei lavoratori impegnati per garantire servizi essenziali per il Paese, che non hanno potuto fermarsi nemmeno un giorno. Pensiamo agli autotrasportatori, ai dipendenti del trasporto pubblico, ai corrieri, ai commessi dei supermercati, ai lavoratori del settore agroalimentare, ai farmacisti. Spero di non aver dimenticato nessuno e me ne scuso. Un ultimo ringraziamento io lo faccio anche all'INPS, al presidente Tridico e a tutto il suo staff. Anche loro impegnati giorno e notte per garantire l'erogazione dei sussidi a milioni di lavoratori. Anche qui abbiamo avuto un déjà vu. Mi è sembrato di tornare indietro di un anno, quando si diceva che l'INPS non ce l'avrebbe mai fatta a pagare nei tempi indicati le indennità per il reddito di cittadinanza. E invece, ancora una volta, l'INPS, con un grande sforzo a sostegno del Paese e lavorando durante il weekend pasquale, ha accreditato già ieri quasi 2 milioni di bonus, con valuta dal 15 al 17 aprile, a partite IVA, lavori autonomi e stagionali. In conclusione, un grazie di cuore a lei, signora Ministra. Mi permetta di aggiungere che chi la conosce lo sa. Lei è persona poco incline alla ricerca della visibilità, ma lavora sodo, portando a termine obiettivi importanti per tutti i cittadini e tutti i lavoratori. Noi la supporteremo in questo percorso, saremo pronti ad offrire il nostro aiuto, proprio perché pensiamo che in questo momento non sia necessario correre dietro alle fake news o alla sterile polemica di chi non perde occasione per accapararsi uno spazio televisivo o un articolo di giornale. È il momento di stare accanto ai cittadini, di ascoltarli, di rassicurarli e di far sentire loro la nostra vicinanza. La propaganda la lasciamo agli altri, il momento del giudizio arriverà per tutti. Noi lavoreremo al suo fianco e a fianco del governo, proprio perché lo abbiamo detto e lo ribadiamo in maniera ancora più forte. Nessuno deve rimanere indietro, specialmente adesso. Grazie.